Salve gente, sono Jack Gaming Knowledge e benvenuti in questo video di Mass Effect Andromeda a difficoltà folle. Qua c'è questo modellino che ci sblocca robe nel codex. Video nel quale non staremo un'ora a parlare con i nostri compagni, ma torneremo subito in azione. Solo il tempo di fare due cose veloci qui nella Tempest. Allora, per prima cosa, ho intenzione di vendere i materiali raccolti, i materiali inutili almeno. Mio Dio, io ancora non capisco da dove arrivano queste voci magiche. Cioè, io non vedo altoparlanti. E non ci sono i nostri compagni qua, ma vabbè, non lo so. Qua c'è Cora e Drake è dall'altra parte dell'universo, là sotto in una, nella cucina, ma vabbè. Allora, no. Allora. Ci sono dei materiali che sono abbastanza rari, come proprio il titanio, del quale non ne ho molto, e averne 100 in più a 244 forse sarebbe una buona spesa. Poi, questi oggetti qua, i consumabili, mi sembra di aver capito che sono semplicemente oggetti consumabili e che costano tantissimo, quindi non vale la pena utilizzarli, o almeno non vale la pena acquistarli. Potrei provare però a usarli magari in situazioni un po' difficili, forse munizioni incendiarie o criogeniche potrebbero aiutarmi a fare più danni in momenti un po' duri, diciamo. Abbiamo poi tantissima altra roba che si può acquistare. La fluorite, che troviamo veramente a mai finire in giro, quindi non conviene. Nickel mi pare sia anch'esso un materiale abbastanza raro. Anche l'uranio, alluminio, berillio anche. Ma il magnesio, non ho per niente magnesio. Allora, facciamo così, andiamo nelle risorse. Ok, vediamo un po' che abbiamo qua. Omnigel, lecachette e polimero relictum. Che ne ho 700, dove li ho presi 700? Boh. Questi sono i tre tipi di materiali, quelli nostri, quelli dei chette e quelli dei relictum. Oh, quelli biologici sono quelli delle creature brutte. Nucleo relictum. Insomma, sono questi. E basta. Ok. Materiali di recupero. Oh. Queste cose credo servano solo ad essere vendute, visto che possiamo premere anche quadrato e venderli tutti all'istante guadagnando 7700. Credo sia la fonte principale di guadagno. Ok. Attualmente sono selezionati. Gli incrementi abbiamo anche qua. Abbiamo trovato un po' di questi incrementi, questi oggetti brutti che si utilizzano una volta e poi scompaiono. Compresi quelli che crei. Ancora non riesco a capire sta cosa. Cioè, io ne creo uno solo. Vabbè. Con i punti di ricerca. Ok. Poi questi sono i consumabili. Allora, rimaniamo qua. Minerali. Ok, questi sono tutti i minerali che abbiamo. Il platino, molto raro, ne abbiamo poco. Il titanio, idem. Vale 48, ma 48 quanto? 48 tutti e 8? O 48 1? Perché se uno vale 48 e io posso acquistare... Aspetta. Oh mio Dio, scusatemi un attimo. Io non posso acquistare 100. Non posso acquistare 100 al prezzo di 244. Ne posso acquistare solo uno. Oh mio Dio. Quindi se ne metto due. Oh cazzo. Oh merda. Costano un bordello, ok. Bene, quindi i materiali non si possono acquistare, cioè ci
Ci sono, ma in realtà non si possono acquistare. Finché non troveremo un trucco per fare soldi infiniti. E sicuramente qualcuno già l'avrà trovato. Ho visto dei titoli di questo genere inglesi in giro, che ovviamente non ho aperto. Ah. Ok, quindi tutto quello che possiamo fare nei negozi è di vendere solo i nostri materiali e basta praticamente. E acquistare magari qualche arma se troviamo qualcosa di utile, ma non lo so che cazzo è questo, un fucile a pompa? Fucile a pompa d'assalto con una modalità di fuoco automatica. Devastante a corto raggio, ma pochissimamente meno preciso. Vabbè, comunque. Sì, vendiamo le nostre robe e diventiamo più ricchi. Ok. Adesso. Passiamo alla ricerca. No, abbiamo sbloccato la roba relictum. In giro ho trovato incrementi interessanti, eccetera. Ho visto anche le corazze che aumentano resistenza ai danni generale e rigenerazione salute scudi. E il torso è quello sempre che ha un'abilità extra. In questo caso, riduzione, ritardo, rigenerazione scudi. E poi come tutti gli altri, rigenerazione, scudi e salute, eccetera. E sono interessanti, ma non possiamo per niente crearle, almeno non per adesso. E ho visto anche le armi. Non so perché ho questa. Quando l'ho sbloccata. Boh. Comunque, nelle armi ho visto una cosa molto bella. Perché le armi relictum hanno munizioni illimitate, ma si surriscaldano. E porca troia, non è questo, ma questo. Cioè, avere un fucile di precisione che ha munizioni illimitate e 6 munizioni nel caricatore, secondo me è una gran bellissima cosa. 545 danni. L'arma, il fucile di precisione più potente era, mi pare, dell'iniziativa. Vediamo qua cosa c'è. Fucile di precisione N7 Valiant. Ha 366, più potente, 5 caricatore, ma 40 munizioni. Beh, ha un 40% di potenza in più, 125 di cadenza contro un 180 di cadenza, quindi dobbiamo considerare anche questo che è circa il 50% più veloce, no, cioè il 45% più veloce a sparare. Quindi come potenze in realtà quasi si equivalgono. Questo è un fucile veramente veramente bello, perché per lo stile che sto utilizzando del rimanere molto lontano ed eliminare con calma i nemici è molto molto buono. Io praticamente potrei già iniziare a costruirli se non fosse che mi manca il magnesio. Quindi, questo è un mio obiettivo. Sbloccare questo fucile che mi piace. E niente, vi ho fatto vedere questa cosa rapidamente. C'ho ancora la missione di creare la corazza del Pathfinder. Those remnant vaults, all those secrets. Un Have to giorno andrò ad explode in esplorarne one una, si è someday. convinta. Imagine flying through one. Now that would be a real hazard course. E quindi stavo dicendo. Ah sì, la corazza del Pathfinder, ma mi manca il platino. Mi mancano due di platino. Non posso quindi completare quella missione, almeno per il momento. Allora, le nostre armi. Lasciamo queste. Stiamo per partire, quindi sto decidendo un po' cosa mettere. Più danni o più precisione? Quasi quasi, piuttosto che i danni, migliora la precisione. Poi, nel fucile da cecchino abbiamo anche qua più danni. Più 47 munizioni di riserva, gliela metterei. Vediamo come funziona, visto che spesso rimango senza munizioni. E invece della precisione, mettiamo questa cosa qua.
che la mise anche nella pistola, che ancora però non l'ho capita, più 48% danni penetrazione fucili di precisione e più 0,92 distanza penetrazione, cioè quasi 1 metro di penetrazione. Credo significhi che se un avversario si trova dietro un muro e io sparo a quel muro, lo colpisco ugualmente e gli faccio però solo il 48% di danni? Tipo? Boh, vedremo. Infine, ragazzi, abbiamo il Clio Guanto Relictum 2, che se lo creassi, si può creare nella sezione sviluppo, se lo creassi sarebbe il massimo che posso ottenere, perché per fare quello di livello 3 bisogna essere a livello 10 e noi siamo a livello 8, e quindi lo mettiamo, questo coso che dovrebbe un po' rallentare i nemici quando colpiti. Non so bene come funziona, ma sembra un'arma molto interessante. E allora, i compagni. Ho già sistemato PB e Drek. I consumabili, vabbè, sono qua. Ricarica all'esame tutte le armi e tutti i poteri. Ma questo potrebbe essere utile. Più che gli scudi. Munizioni disgreganti. I colpi stordiscono i nemici e infliggono gravi danni bonus. Bruciano i nemici. Rallentano i nemici e infliggono danni bonus moderati alla corazza. Ma mettiamo questi, va. No, forse è meglio questi per la corazza. No, questi qua che fanno danni generali più potenti. Ok, mi sono deciso. Qua per ora non abbiamo niente. Siamo pronti. Una cosa che avevo visto, ma non mi ricordo se ho fatto poi. Ecco qua. Casco. No, non solo in dialoghi. Quindi durante il gioco ce l'abbiamo sia noi che i nostri compagni. Prima i nostri compagni durante il gioco non ce l'avevano. Quindi noi eravamo gli unici stronzi col casco. Ok. Direi che possiamo partire. Credo che io non stia dimenticando nulla. Facciamo un bel salvataggio. E andiamo. Mappa galattica, grazie all'aggiornamento, è diventata più veloce nell'essere navigata. Ok, asteroide? Che cazzo? Ma perché c'è un asteroide? Quando è comparso? Andiamoci un attimo. Vedete, è comparso salta. Per ora non lo faccio perché è la prima volta che vado nell'asteroide. Passiamo vicini alla stella. Forse compaiono man mano che si va avanti nell'avventura. Ah no, c'ero stato, non mi ricordavo. Non c'è un cazzo da fare. Non lo ricordavo per niente, wow. Va bene, allora andiamo. Premiamo quadrato per saltare. Ed eccoci subito sul pianeta. Certo, c'è ancora un breve caricamento, ma molto, ma molto meglio. Ok, risbarchiamo su Eos. Qua abbiamo già selezionato tutto. Ah, ecco cosa stavo dimenticando, porca puttana. Dobbiamo far salire di livello i nostri compagni, PB e Drek. Sì, vabbè, basta, andiamo. Descent is green. Coordinating, path is calm. Allora, tutti i compagni in generale, come avete visto, se mi avete seguito, li ho sviluppati facendogli aumentare l'energia, cioè la salute, gli scudi, perché a questa difficoltà la cosa che mi interessa principalmente è che rimangano vivi e attirino un po' l'attenzione dei nemici in modo che io posso colpirli e ucciderli. E la strategia ha funzionato bene, perché sono dei bonus molto consistenti. Di valore ben maggiore a quei 20-15% di attacco extra offerto dalle altre abilità passive, oppure dal potenziamento di singole abilità che non servono a molto, secondo me. Molto meglio appunto potenziare la resistenza. Come avete visto ho cambiato anche il colore dell'armatura.
Ora è tutta un po' più sul rosso. Ah, eccoli col casco. Vediamo. Oh mio Dio, Drake. Che cazzo, stai fermo, Pibi. Pibi, che cazzo si è messa, Pibi? Ma cos'è? Una mascherina da infermiera. Ma che cazzo? Ma no. Vabbè che sei ribelle. È una piccola pe. Una piccola punk. Vabbè, lei ha bisogno solo di questo come maschera. E Drake, dov'è? Drake! Allora, il nomad dov'è? Lo chiamo dalle stazioni, se non sbaglio. Ah, ecco, è comparso da solo. Allora, dicevamo, caro Jake. Caro Jake Ryder, a me invasione mi fa molto, molta, molta gola. 10% penalità difesa nemica o più 40% durata? In realtà il 40% di durata extra è una cosa molto, ma molto migliore. Perché significa che per il 40% di tempo in più noi continueremo a fare 25% di danni in più. Il nemico continuerà ad avere 25% di danni di resistenza in meno. Quindi è molto meglio avere 40% di durata piuttosto che una penalità extra del 10%. È come se avessimo 40% extra di danni che facciamo, cioè continuiamo a fare danni molto più a lungo, conviene molto di più. Inoltre il raggio è un'altra cosa molto positiva che si accoppia bene con quest'altra abilità di colpire più nemici. Per il prossimo grado sono un po' indeciso. Diminuire anche i danni fatti dal nemico, ma è solo danni armi nemici. E che tipo di armi? Armi da fuoco? O vale anche per gli attacchi dei morsi o dei pugni? Cioè, le creature strane, ad esempio, che non hanno armi? Oppure i poteri? Non è che indebolisce tutto questa cosa, quindi forse è meglio quest'altra abilità che fa subire danni extra quando l'energia dell'avversario arriva a 15%, quindi credo che metterò questa. Tuttavia, allora vediamo qua, siamo arrivati a 6% per tutta la squadra, ottimo, confermiamo. Abbiamo sbloccato un nuovo profilo. Ah, ingegnere è arrivato a livello 2. E ingegnere era quella che avevamo? O no? No, noi abbiamo incursore. Precisione, stabilità, armi, combattimento e tecnologia. Ma il combattimento io proprio me ne sto fottendo alla grande. Preferirei la biotica. Qual è quello che vediamo? Tecnologia e biotica, questo? Ok, sentinella. Mi sblocca. Danni combo. E io lo utilizzo i danni combo, velocità ricarica tecnologia, riduzione costo scudi poteri, rigenerazione poteri e difesa. Corazza assorbe una quantità significativa dei danni che superano gli scudi. È bello, bello, interessante. Vediamo qui con ingegnere livello 2, più 25% danni combo di ogni tipo, più 25% salute e macchine tecnologiche. Più 25% rigenerazione salute, più 25% danni macchine, rigenerazione tecnologia e difesa, drone da combattimento, che è la cosa che vola. Io l'ho provato questo coso. Un piccolo drone che migliora la velocità di ricarica dei poteri tecnologici e si autodistrugge con un impulso EM se i nemici si avvicinano. L'effetto della velocità. Vabbè, dai, mettiamo ingegnere perché cazzo, è molto molto potente. È bello poter vedere i nemici dietro le cose, in realtà. Ma lasciamo questo per adesso. Questo richiede punti in combattimento, appunto. Questa anche mi piaceva perché ha lo sfasamento biotico, schivando puoi coprire rapidamente una breve distanza anche attraverso la materia solida. Questa è un'abilità incredibile, tatticamente incredibile. E dovrei semplicemente potenziare in maniera equilibrata il personaggio. Più avanti forse lo farò. Probabilmente lo farò. Comunque, torniamo a noi. Allora, iniziamo da Pibi, che è più facile. Pibi
Non mi piace molto quell'abilità, anche lei invasione. Ed è identica, assolutamente identica all'invasione che abbiamo noi. Non cambia nulla. Quindi penso che se noi, non so, metteremo quella dell'esplosione, a lei metterò l'altra. In modo che utilizzate insieme si sosterranno con cose diverse, insomma. Poi abbiamo attrazione. Che cazzo di abilità è attrazione, dai? Vabbè, attrazione. E onda d'urto, che è quello che lancia la roba in avanti. Questa è buona. Ma la cosa incredibile di Phoebe è l'abilità superstite, questa passiva che praticamente, come tutti, aumenta un po' lo scudo, un po' la salute. Ma arrivata qui, più 40% scudi e più 30% salute. È bestiale. Oppure più 40% rigenerazione, scudi e salute. E 40% riduzione, ritardo, rigenerazione, salute e scudi. Incredibile, sono veramente veramente fantastiche queste due. E anche le abilità finali, bonus danni armi 100%, danni poteri 100%, danni mischia 100%. Cioè Phoebe diventa potentissima. Oppure altri 40% scudi e salute massima. Diventa un super tank incredibile che io proprio non capisco. E poi altre abilità molto belle, guardate qua. Quando Phoebe usa un potere per abbattere un nemico, no, questa qui è, mi pare. No, forse non è qui. Comunque c'è un'abilità che praticamente migliorava gli scudi. No, scusate un attimo. Quando Vivi usa un potere per abbattere un nemico, lei e i suoi alleati recuperano parte degli scudi. No, no, non è questa. Vabbè, comunque, scusatemi, non mi ricordo bene. Forse mi sto confondendo con altro. Comunque, mettiamogliele. E riflessi. Più scudi massimi e salute massima o più rigenerazione, scudi e salute. Ah. Boh. È bella la rigenerazione scudi e salute. No, mettiamo la salute massima, va. Preferisco qualcosa di più diretto per ora. Ok, sblocchiamogli ovviamente l'abilità. E questi 3 punti ce li teniamo per dopo. Ora, Drake, la cosa è molto particolare, perché invece di aumentargli le resistenze come con tutti, che ha cose assurde anche qui, incredibili, praticamente Drake ha un'abilità folle, ragazzi, ira sanguinaria. Allora, leggiamo in basso a destra, nella parte gialla, Drake non può morire durante ira sanguinaria. Anche se continua a perdere normalmente salute e scudi. Cioè praticamente è invincibile. Potrebbe, non so, rimanere senza energia, ma fin quando l'abilità è attiva continua ad essere vivo. O forse sopravvive comunque con uno di vita. E quindi deve essere colpito quando ira sanguinaria si finisce per essere ucciso. È una cosa incredibile, veramente incredibile. E tutti questi potenziamenti lo rendono una belva, aumentando sempre di più le sue resistenze con questa abilità attiva. Con cose assurde. Ah, ecco questo qui, scusate. Ira sanguinaria di Drake stimola gli alleati vicini a combattere con maggiore vigore. Resistenza ai danni alleati 10. Velocità rigenerazione salute alleati. Danni mischi alleati. Praticamente potenzia anche gli alleati. Ma io credo che preferirò potenziare al massimo lui. Ed è una belva perché qua c'è una cosa assurda. Allora, c'è un'abilità che ogni volta che sconfigge il nemico, questa abilità dura 5 secondi in più. Quindi lui per altri 5 secondi è invincibile. E perciò se io gli do supporto e gli permetto di uccidere i nemici, continua a rimanere invincibile. Ma qua sopra c'è una cosa ancora più folle. Quando la sua salute scende sotto il 20%, l'abilità si attiva automaticamente e quindi diventa invincibile per alcuni secondi. E si attiva anche se l'abilità era stata usata precedentemente, quindi indipendentemente dai tempi di ricarica. Ma questa cosa funziona solo ogni 60 secondi. Ok, ora guardate qua. Ogni 60 secondi, quando Drake avrà meno del 20% della salute, si attiverà automaticamente questa abilità. Ok? Bene. Veterano esperto. Quando perde i sensi, Drake si riprende automaticamente dopo breve tempo. Cioè,
Quando lui crepa, si rialza automaticamente con salute e scudi al 50%. È assurdo. Tempo iniziale prima della rianimazione. Non so se questo significa che prima che si riattivi devono passare altri 60 secondi, oppure che devono passare 60 secondi prima che lui si risvegli da terra da solo. Ma la cosa incredibile è che lui si risveglia, giusto? Poi scende solo sotto il 20% dell'energia e si va a riattivare di nuovo questa abilità automaticamente, anche se lui l'aveva attivata prima. Cioè, Drake è veramente un tank folle, folle, è invincibile grazie a questa abilità. E tutto questo per dire cosa? Che porca puttana, io gli attivo subito questa abilità. Non me ne fotte niente di aumentargli l'energia, perché con questa abilità è invincibile. E quindi, velocità di movimento e danni in mischia. Oppure rigenerazione salute 150%, cioè aumenta a più del doppio la rigenerazione, perché è più 150%, quindi diventa 250% la velocità di rigenerazione della salute, o almeno credo. Aumentiamo i danni e la velocità di movimento, o aumentiamo la rigenerazione della salute? Facciamolo full attacco, va e via. E chi se ne fotte? Poi dopo gli sblocco pure questa. Ah, gliela posso sbloccare? Gliela posso sbloccare, vero? Perché ira sanguinaria di livello 1 già ce l'avevamo. Mamma mia. Ora è già una belva. Disponibile solo a completamento di una missione personale per Drake, che sarà la missione in cui dobbiamo indagare su quel figlio di Troia che ha complottato contro i Krogan. Va bene. Abbiamo fatto tutto, questa è la nostra nuova squadra. Drake è rimasto con salute e scudi più bassi rispetto agli altri. Cioè, PB ha 800 e 800 è una belva. Noi abbiamo 200 di scudi, facciamo schifo. E va bene, basta. Basta. Quanto tempo? 20, mezz'ora? È già passata mezz'ora. Non ci credo, ho già registrato per mezz'ora. Voi sarete fe felicissimi. Wow, ci sono delle torrette. Sarete veramente felicissimi. Allora, salviamo. Salviamo perché là sopra dovrebbero esserci i tizi stupidi che se ne erano andati in giro. Andiamo di qua. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. No, indietro. Ok. No sign of that work crew, but someone left their gear behind. Dovrei scannerizzarla? Ok. Wait. I've got an open comm channel. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves some nice, obedient remnant. You better be sure this time, Jennings. Lexi, found another colonist. We're so close. I just Questa know it. l'hanno ascoltata. Once we get that linguist, we'll Mi track dà un fastidio enorme him. che There's continua a parlare dei cazzo di coloni che so io much tech. It has to help. Then a slow ho già start, analizzato but mille we got volte. this. Ma credo che fin quando non finirò la missione non scompariranno. Salva la squadra. Oh, oh mio Dio. Ho tempo limitato per salvare la squadra. Cosa? Non me ne ero accorto per Damn it. niente. The remnant aren't all bots and maybe blue skies. Stay careful. Radiation levels increasing. Porca puttana, io mi ero messo a cazzeggiare. Cammina, Nomad, cammina. So Drak, Asari, and Krogan live much longer than the rest of the Milky Way species. Yeah, so. But now you've got about as much time left as Ryder, Vetra, everyone else on the team. If I'm lucky, get to the point. Must be weird. After so much time, finally facing the end. Time is time. Number of years don't matter as much as what you do with them. Whatever I've got left's gonna be chock full of living. Thank you.
Altrove mi è rimasto solo un minuto. Dove siamo? Ma mamma mia. Yeah, yeah, erosion and whatever. Let's find some tech. Qui vi parla con Drake del fatto che ha più di 400 anni e fra poco creperà. Invece le Asari vivono 1000 anni. Sono le più fighe. Ok, siamo arrivati. Help us, please. Fortunatamente, scendi. Ok. Un bel po' di cadaveri già ci sono. Guarda pure salta quella merda. Ah, ok, quelli lontani sono nemici normali. Ce ne sono ancora? Nice work. Ok, fatto. Ciao testa di cazzo. Teste di cazzo. Fanculo. Voglio raccogliere prima e analizzare sto coso. Great timing. Non si fa. Thanks for the assist. Your experiment with the remnant didn't work out. Huh. Okay, who squealed? Gasparic? Yeah, I bet. These remnant could plow our fields, protect us from the Keth. You control them, why shouldn't we? Perché non possiamo farlo anche noi? I have a super intelligent AI and enough experience with the remnant to be careful. Fine. But you can't protect us all the time, Pathfinder. Out here, we need every edge we can get. Okay. Non ho capito che è sta vivibilità, ma siamo a 80%. Siamo a 80% di vivibilità. Ok, e quindi abbiamo qualche altro resto qua in giro. Sti rincoglioniti credo che ora se ne torneranno a fanculo. E i cadaveri che c'erano qua? Ah, che bello. Bravi. Perfetto. Allora, ora che abbiamo un po' sistemato le cose qua intorno, vorrei farmi una passeggiatina per vedere se mi posso spingere più lontano. Forse dovrei passare dalla caverna che era tipo qua, mi pare, e che mi faceva spuntare da questa parte, perché da qui non credo che arriverò da nessuna parte. Pathfinder, this area can be mined for resources. Vediamo un po'. You can extract minerals via your mining interface. Radiazioni di livello 3 ancora ci sono qua. Quindi non posso andare ancora in giro. Forse per eliminare le radiazioni di livello 3 devo portare la vivibilità al 100%. Come dovrei arrivare lì? Volando. Planet after planet wears tech down in different ways. I usually end up walking. We're outfitted best we can be. Bumpy ride getting this far. I doubt any of our vehicles were tested this hard.
comparso qualcosa sulla mappa. Cosa che io raggiungerò in maniera poco ortodossa. Ce la farò! Forza Nomad! Dimostra di che pasta sei fatto! No, vero? No! No! Nomad, dai! Fanculo! Ci andiamo a piedi! Dai! Posso farcela? Aiuto, mi ammazzo! Forse posso trovare un'altra via. Detecting above normal radiation levels. C'era un modo molto più semplice di arrivare qua sopra. Forza Nomad, non scassare. Ok. Ma non è che devo andare là sopra. Ah, no. Sto per chiudere il punto di raccolta Delta e dichiarare l'ultima evacuazione. Non risponde più nessuno. Avevo giurato di... Pausa. Riprende, ne ho abbastanza. Non sono neanche riuscito a completare un fottuto progetto che avrebbe potuto salvarli. Vabbè, è una tizia che forse stavo cercando per delle missioni. Lei? Cryo Identification E97 Durango. Chief Engineer Grace Ito. Last one out during the evac. Sounds stubborn. I like stubborn. She still left. Some of us kept trying. Ok, parla con Edison e il suo assistente per rischierare l'alito. Ok, quindi questi cosi che abbiamo trovato in giro li aveva messi quest'alito. Invece gli altri apparecchi con i raggi laser che fanno su e giù blu li aveva messi Pibi. E l'ho scoperto passando vicino a uno di quelli mentre avevo Pibi nel party. Quindi direi che gli ultimi misteri di EOS sono risolti. E non c'è veramente nulla da fare. Non posso andare da nessuna parte perché ci sono ancora radiazioni di livello 3 da tutte le parti. Quindi posso solo rimanere qui intorno ed è inutile perché non c'è nulla da fare, appunto. Qua sotto possiamo tornarci? No, non possiamo tornare ad esplorare, almeno non ora. Quindi quelle porte non le apriremo mai. Almeno qualcuna sono riuscito ad aprirla. That's how. I prefer tech with more exposed bolts. If you can't open it, you don't own it. Hey, yeah. What's shaking? I like it when you flirt. I wouldn't want you to stop. Have I flirted with you? Don't worry, Ryder. I'm relentless. It relaxes. You know it. Abbastanza patetico. Ma vabbè, niente, questa è la nostra nave, siamo tornati, non c'è nient'altro da fare. Sì, lo so, in questi ultimi due video non abbiamo fatto niente, mi dispiace un bordello, ma ci siamo tolti un bel po' di compiti secondari, di piccole cose. E niente, direi che ci vediamo semplicemente nel prossimo video, in cui torniamo al Nexus, che sembra l'unica cosa che si possa fare per adesso. Pathfinder, is it true? We're settling EOS. We've thought that before.
But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros's aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Relax, Lieutenant. If there was ever a day to pop some champagne. Certainly. The initiative's finally back on track. Professor Herrick, right? What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. Svegliando nuove menti brillanti, risolveremo tutti quei misteri. We've taken some hard knocks, but this proves we'll always get up again. Always. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Va bene. Una piccola accoglienza al rientro. Al prossimo video, saluti da Jimmy Ken Knowledge. What have you done? What is it?